Lunedì 29 gennaio 2024, buongiorno a tutti, benvenuti alla rassegna stampa. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 18.30 in diretta con la compagnia della Live per parlare del nostro Milan e vi ricordo anche il numero di telefono al quale potete mandare i vostri vocali, il numero WhatsApp che è il 366-111-2964 e partecipare domani alla prossima, alla nuova puntata di Talk che andrà in onda alle 13. La rassegna stampa di oggi è naturalmente incentrata sul grande trionfo di Jannik Sinner. Il tennista italiano ha vinto l'Australian Open, ha riportato uno slam in Italia dopo 48 anni, dopo l'ultimo successo di Adriano Panatta, vincendo in una finale epica contro Medvedev, sotto di 2-7, è riuscito a ribaltare e vincere 3-2 alla fine, veramente con una grande, grande prestazione. E giustamente viene celebrato sui principali quotidiani italiani il Corriere della Sera, che dice il regalo di Sinner, soffre, rimonta e vince il primo slam. Anche sulla stampa di Torino troviamo l'uomo dei sogni, trionfo all'Australian Open per Jannik Sinner in questa bella foto dall'alto. Su Repubblica, slam nella storia, piega Medvedev in rimonta dopo 48 anni, un italiano tra i re del tennis maschile. Sul Mattino di Napoli si parla di Sinner da re da una parte, la rimonta e il trionfo in Australia, poi dall'altra parte lo 0-0 invece del quale parleremo tra poco, il grigio 0-0 tra la Lazio e il Napoli. Queste sono le aperture dei quotidiani nazionali generalisti, come il Messaggero di Roma che scrive: la leggenda Sinner, primo successo azzurro in Australia, il tributo di Jannik ai suoi genitori, dice, mi hanno reso libero. E Panatta aggiunge, scriverà la storia del tennis mondiale. Andiamo ai quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, il ragazzo d'oro. Dopo 48 anni uno slam italiano. Auguro ai bambini, genitori come i miei, dice Jannik, eccolo qui con il trofeo. Panatta Jannik, lui è già il numero uno. E poi c'è il calcio, qui il sorpasso dell'Inter che vince a Firenze, più uno sulla Juve, domenica la sfida scudetto. A Firenze decide Lautaro, Sommer para un rigore a Nico Gonzalez all'interno di una partita ricca di episodi della quale abbiamo parlato ieri sera. C'è il Corriere dello Sport che titola dell'altro mondo: Sinner strepitoso, rimonta e trionfa 3-2 in Australia. Medvedev domina nei primi due set, poi Jannik si prende la scena e la storia. L'ultimo italiano a vincere uno slam era stato Panatta 48 anni fa in Francia. E tutta la prima pagina dedicata a Jannik Sinner, così come quella di Tutto Sport, che titola, vedete, Grazie, trionfo all'Australian Open, abbiamo un re. E poi tutta una serie di commenti sotto con Adriano Panatta, naturalmente molto coinvolto in questi giorni come opinionista, essendo stato lui il detentore fino a ieri dell'ultimo trionfo di un italiano in uno slam. E dunque andiamo alla Gazzetta dello Sport e andiamo a vedere il ragazzo che ha fatto la storia. Eccolo qui, Sinner Slam per papà e mamma che mi hanno dato la libertà. Dice Jannik, vorrei che tutti i bambini potessero avere genitori come i miei, dice Sinner. La partita è stata una partita per certi versi epica, perché è stata una partita veramente combattutissima, colpo su colpo, con scambi anche molto lunghi in alcuni momenti, dove Medvedev ha fatto vedere il suo talento, dove Sinner ha risposto con la sua potenza, ma anche con la sua capacità, secondo me, di stancare molto l'avversario, cosa che aveva fatto anche con Djokovic. Anatomia di una rimonta. Lucido e implacabile, in Davis aveva annullato 3 match point a Djokovic in finale, ha recuperato 2 set a Medvedev. Sinner glaciale, il supereroe che non si arrende. C'è da dire anche che, come è scritto qui, ha detto Sinner, sono onesto, nei primi 2 set non ho visto palla, ma poi qualcosa è cambiato. E dunque poi si parla, insomma, di tante cose all'interno della Gazzetta dello Sport, della vita di Sinner, del suo staff, perché è importante ovviamente il suo allenatore e tutti i preparatori che con lui hanno condiviso questo successo. C'è la foto della sua fidanzata, ovviamente, dei suoi genitori, varie interviste, ma noi andiamo a Firenze a questo punto. Dopo aver celebrato Jannik Sinner, è il momento di parlare di calcio. Lautarissimo, l'Inter sorpassa. Toro gol, Sommer decisivo. Viola battuta, più uno sulla Juve. Domenica il duello scudetto. Il capitano nerazzurro segna di testa, il portiere para il rigore di Nico, Inzaghi nuovamente in vetta e ha una partita in meno della signora. Inzaghi che dice
è importante vincere a Firenze, vincere a Firenze porta punti pesanti sotto con la Juve, nessun fastidio per le battute di Allegri, ci prepareremo per fare una grande partita. Nel frattempo gli altri risultati di ieri, parlavamo del grigio 0-0 dell'Olimpico tra la Lazio e il Napoli, una partita da zero in tutto, scrive la Gazzetta dello Sport. Lazio con poche idee, Napoli solo difesa, che chance sprecata per la Champions. Appena un tiro in porta tra secondo e fra seconda e prima del torneo scorso. Uno splendido gol in rovesciata, annullato a Castiglianos. E dunque una partita dove tutte e due le squadre prendono 5,5 in pagella, anche se Luis Alberto invece parla di rimpianti. Meritavamo di vincere, dice il fantasista della Lazio. È vero che la Lazio insomma ha giocato di più, ha provato di più a giocare, ma è stata una partita senza grandissime emozioni. Gli altri risultati di ieri: Colpani regala una vittoria importante al Monza, Monza che ritrova la vittoria, il Sassuolo invece va giù, un tifoso cade dal settore ospiti, per fortuna non è grave, è stato un weekend questo di cadute anche in Inghilterra, durante una partita credo di FA Cup un tifoso è caduto giù dalla balaustra, accidenti, sopra un altro tra l'altro. Prima un gol annullato a Mota Carvaio, molto bello, poi il trequartista segna per l'1-0 finale. Finisce 1-1 invece la sfida tra il Verona e il nostro prossimo avversario, il Frosinone. Su Slovir Lude il Verona, Caio Jorge risponde e il Frosinone respira. Finisce dunque così questa partita, mentre il Genoa batte il Lecce in rimonta. Il Genoa ora vola, Lecce ribaltato e Kuban che magia. Anche Retegui in gol, rossoblù al settimo risultato utile di fila, per D'Aversa un punto in 6 partite. Momento dunque delicato per il Lecce. Oggi si completa il turno della Serie A, della 22esima giornata di Serie A, con Salernitana-Roma alle 20:45. Ancora una volta campioni del mondo contro Pippo Inzaghi e Daniele De Rossi. Nel frattempo la classifica ci racconta l'Inter a 54 con una partita in meno, la Juventus a 53, il Milan a 46, l'Atalanta a 36, Fiorentina e Lazio 34, Bologna a 33, a chiudere la classifica la Salernitana per l'appunto a 12 e poi un gruppone formato da Empoli, Cagliari, Udinese, Verona, Sassuolo, forse fino a Lecce. E dunque questo è il quadro delle notizie per quel che riguarda la giornata. Del Milan si parla all'interno della Gazzetta dello Sport e lo si fa rimettendo di nuovo nel cassetto tutti i discorsi che non sono mai stati validi per quel che riguarda lo scudetto, purtroppo. Il Milan punta alla Coppa. Pioli fissa nuovo obiettivo, l'Europa League per rilanciarsi, il terzo posto in campionato sembra sicuro, il diavolo ora si dedicherà all'altro torneo, provando ad andare avanti il più possibile. Nel frattempo, vabbè, Leao a Fazio, ve lo guardate voi, il cammino riprenderà a metà febbraio contro il Rennes, nono in Ligue 1. Niente turnover, l'allenatore se la giocherà con i migliori e presto recupererà anche gli infortunati. E dunque il piano Coppa per il Milan, che giocherà sabato con il Frosinone, poi con il Napoli in casa l'11 febbraio, poi la doppia sfida con il Rennes a cavallo della trasferta di Monza. Questo è tutto per la rassegna stampa di oggi, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 18:30 alla compagnia della live. Vi ricordo il numero di telefono al quale potete mandare i vostri vocali WhatsApp, che è il 366 111 2964. Buon lunedì a tutti.